molto meglio. Una formazione professionale sintonizzata sulle esigenze dei tempi e dell'utenza. L'arte culinaria, oggi più che mai, richiede conoscenze e competenze. Se ne è parlato al convegno organizzato dall'Associazione Cuochi del Fermano, che si è svolto a Torre San Patrizio nelle accoglienti sale del Baladì, dove operatori del settore, esperti di marketing e rappresentanti di enti locali hanno dibattuto sul turismo enogastronomico e sull'evoluzione del ruolo del cuoco. Un ruolo che assume un'importanza sempre maggiore, come sottolineato da Graziano Di Battista, presidente della Camera di Commercio di Fermo, che nell'esprimere apprezzamento per l'impegno e le tante attività svolte dall'Associazione Cuochi del Fermano, auspica la divulgazione del mangiare bene e sano, peculiarità della cucina marchigiana. Gustare le eccellenze del territorio, socializzare apprezzando i gusti, gli odori e i sapori del territorio stesso è il miglior modo di fare accoglienza. Una parte importante dei nostri ospiti turisti che vengono nel territorio, si stima intorno al 30%, apprezzano quelle che sono le nostre caratteristiche di enogastronomia, naturalmente legate ai prodotti tipici, legate ai prodotti di eccellenza e a un territorio che evidentemente è una meraviglia. Allora cerchiamo di combinare e di dare armonia a tutto questo insieme. Che cosa manca se dovesse fare un'analisi attenta? Beh, intanto una maggiore consapevolezza della qualità dei nostri prodotti e della capacità dei nostri chef e dei nostri cuochi. Con gli istituti alberghieri abbiamo sicuramente fatto un salto di qualità nell'ultimo ventennio in maniera esponenziale e dobbiamo prendere coscienza di questo e anche quelle attività ricettive che evidentemente non curano in modo particolare anche l'ambiente, che ormai sappiamo quanto conta, dovrebbero fare uno sforzo e un passo in avanti, ma credo che comunque molti progressi sono stati già fatti. L'importanza di coinvolgere anche le università, lei ne parlava poco fa nel suo intervento. Ma guarda, è fondamentale, oggi quando parliamo di cucina, quando parliamo di prodotti neogastronomici, quando parliamo di come saperli combinare, credo che sia importante. Sappiamo quando ci sono tutta una serie di elementi che sono subentrati negli ultimi tempi, la spettacolarizzazione che vediamo in televisione, ma soprattutto anche uno studio e una comunicazione che solo chi studia queste tematiche, quindi l'università, riesce a dare quelle indicazioni che poi noi dobbiamo essere così bravi da saper cogliere e da mettere in pratica. Evidenzio un aspetto importante, no? Un progetto che è stato realizzato dal Comune di Fermo di concerto con altre realtà europee e che sta diventando un modello per la Commissione europea da esportare in altre parti. Se pensiamo che questo è l'unico progetto che è stato realizzato, quindi apprendisti che diventano esempio e professori per altre realtà. Segno che quando le cose ci impegniamo a fare, le sappiamo fare e le facciamo bene. Non da meno il sostegno degli enti preposti in alcuni settori quando poi i prodotti sono buoni. Lei poco fa ne faceva un esempio, la Camera di Commercio c'è sempre. Beh, ma questo è un atto dovuto, quando abbiamo realtà veramente interessanti come queste, far mancare l'appoggio delle istituzioni laddove loro sono preposti a dare un contributo, credo che sia veramente un sacrilegio che noi non commettiamo di sicuro. Le qualità di un cuoco eccezionale sono paragonabili a quelle di un bravo equilibrista. Una passione incrollabile per il lavoro, il coraggio di andare avanti in una posizione difficile ed un impeccabile senso dell'equilibrio. Ha fatto sua la filosofia di Brian Miller, il presidente dell'Associazione Cuochi del Fermano, Alessandro Pazzaglia. L'innovazione e la tradizione trovano un punto d'incontro. Dal dibattito sembrerebbe proprio di sì e dagli interventi che sono stati fatti da grandi professionisti ritengo che sì, un punto d'incontro si possa trovare per soddisfare le grandi esigenze dei palati più nobili. E in tutto questo quale dovrebbe essere il ruolo del cuoco? Fondamentale, prima di tutto di conoscenza delle materie prime e poi del corretto rispetto durante la esecuzione per preparare le prelibatezze che verranno offerte ai propri ospiti. Sempre più il cuoco diventa protagonista del territorio e può promuoverlo. Ecco, come muoversi in questo settore?
ma direi che si muove bene in un territorio dove le eccellenze sono di grande prestigio qualitativo e si tratta di rispettarle, ovviamente conoscendole ed abbinandole non per stupire o per fare show, ma rispettando le peculiarità di ognuno ed abbinandole a secondo le circostanze, i tempi e la stagionalità. Il cuoco deve uscire dalla cucina e promuovere se stesso e i propri prodotti. C'è un equilibrio da rispettare? Questa è una battaglia che sto portando avanti da tanti anni, perché ritengo che il cuoco non sia la persona che, seppur brava, sia relegata dentro quelle quattro mura, ma in maniera decente, a fine servizio, deve uscire, salutare gli ospiti, i propri commensali, sentire eventualmente i complimenti ed accogliere magari con disponibilità per crescere professionalmente se c'è qualche appunto che ritiene giusto. L'associazione che lei rappresenta, cioè l'associazione Cuochi del Fermano, potrei dire che ha un compito facile in un territorio come questo dove molte strutture, molti enti, vedi la Camera di Commercio, vi sostengono. Ma direi che gliene siamo eternamente grati, perché per noi l'attività sarebbe impossibile senza l'aiuto di queste istituzioni, anche del privato ritengo. Siamo veramente entusiasti della risposta che ci danno i privati, probabilmente perché hanno visto che in 30-40 anni di vita associativa non ci sono stati fini personali e che non vendiamo fumo. Il cuoco è sicuramente un testimone del territorio. L'esperienza che abbiamo avuto negli ultimi mesi a Fermo, lavorando su un progetto europeo che si chiama Gastronomic Cities, che puntava a far diventare Fermo e punta ancora a far diventare Fermo una città che basa la propria promozione a partire dall'offerta enogastronomica, ha fatto vedere come il cuoco sia il primo interprete di quello che il territorio riesce a offrire da un punto di vista di ricchezza enogastronomica ed è la prima faccia che il visitatore, il turista, il cliente si trova davanti quando si mette a tavola, quando inizia a mangiare. Quindi è veramente un veicolo straordinario, un testimone, un veicolo straordinario per la conoscenza del territorio e per la promozione del territorio. Avere un grande bagaglio di conoscenza, di capacità, non sempre vuol dire riuscire a trasferirlo. Sì, è vero. E questo si vede sempre di più perché da una parte si può osservare come la televisione, quindi anche per voi dalla mattina alla sera, offra programmi sulle ricette, sulla cucina, sulla gastronomia, però anche la tecnica migliore da sola non basta. Se guardiamo all'esperienza che facciamo come turisti ci rendiamo conto che non è solamente il fatto che un prodotto sia buono, ma l'esperienza che facciamo di quel prodotto con tutta una serie di attributi che sono immateriali, quindi non solo quello che mangiamo, sono elementi fondamentali per tornare a casa soddisfatti e per pensare nuovamente di tornare a godere di quel posto, di quel ristorante, di quel territorio. Noi non è la prima volta quest'anno, ma sono già diversi anni che insieme all'Associazione Cuochi diciamo promuoviamo, vogliamo promuovere oppure cerchiamo di promuovere il territorio, perché noi abbiamo delle eccellenze che forse non vengono sfruttate o conosciute appieno e quindi questi sono momenti dove si potrebbe prendere appieno quello che il territorio offre, perché è un territorio il nostro, quello del Fermano, che non è secondo a nessuno, solo che dobbiamo ancora, diciamo, dico un termine tra virgolette, esplodere per far conoscerci al di fuori della nostra provincia, della nostra regione, perché abbiamo delle cose veramente eccezionali, cosa che sa fare bene la Toscana. Quindi noi cerchiamo con queste iniziative di promuovere i nostri prodotti e soprattutto anche i nostri locali e in fondo anche, diciamo, la storia e l'ambiente che ci circonda, in modo da avere da coinvolgere chi viene qui nella nostra zona a 360 gradi.